Do il benvenuto a nome di Skillab. Iniziamo un nuovo webinar, questa volta dedicato alle tematiche social. L'obiettivo di questo webinar, in particolare, è quello di una condivisione della conoscenza sul mondo social che in questo momento è così importante per le nostre imprese e per la loro competitività. Apriamo questo webinar con lo speaker di questo webinar, sarà Paolo Lottero, che è esperto in digital strategy presso Struttura Fine e che collabora con Skillab e Unione Industriale ormai da qualche anno. Come vi ha già anticipato Lottero, chiediamo gentilmente di togliere l'audio in modo tale da non creare, da capire bene, insomma, da avere più chiarezza nell'audio dello speaker e vi preghiamo di utilizzare la chat per le domande, quindi lasceremo uno spazio nella chiusura dell'intervento per rispondere appunto alle domande che vorrete fare appunto cortesemente in chat. A questo punto lascerei la parola a Paolo Lottero che ringrazio per il suo intervento. Grazie a voi. Mi sentite? Mi si sente? Abbiamo tutti il microfono spento, ma forte e chiaro. Non No, perché non mi dà il segnale dell'input del sentiamo microfono. bene, Paolo. E mi vedete anche, benissimo. Perfetto. Grazie di esserci innanzitutto. Il tema. Allora, sembrerebbe che social media, in generale i social network, sia una cosa ovvia, nel senso che la stragrande maggioranza di noi in qualche modo c'è. Piuttosto che niente su Facebook, piuttosto che niente per parlare con gli amici. Qua il tema è un po' diverso. Una serie di cose che abbiamo fatto in questi ultimi 2 anni con l'Unione e con Skillab indicano che in realtà una chiara idea di cosa farci sui social e più in generale online da parte delle imprese, non necessariamente solo delle piccole, non è ancora formulata, non è ancora completa. Che ci si possa fare qualcosa di interessante è probabilmente cioè, è intuito. Di fatto, trasferire comportamenti individuali, quelli che magari abbiamo già, su una modalità aziendale non è esattamente la cosa migliore da fare. Il rischio è o di essere eccessivamente friendly, normalmente il vero rischio è di assumere una modalità diversa. Eccessivamente istituzionale, diciamolo so francamente, decisamente imbastita, che non è produttiva. A parte lo stile, c'è proprio da ragionare su il senso dell'attività online. Come le altre, in qualche modo dovrebbe avere delle finalità chiare, magari dovrebbe anche avere, se possibile, delle misure, quindi degli indicatori di efficacia. Se non li abbiamo, se la impostiamo come una cosa, una specie di atto dovuto, una cosa che va fatta, un tributo alla modernità, un po' come non avere un sito. Dopodiché, cosa faccia davvero il sito non lo sappiamo. Probabilmente prenderemo una serie di pieghe, non è esattamente il tema di oggi, ma invece è il tema che quasi sempre mi trovo a toccare quando lavoro con le aziende. Per cui l'intero tema del digital marketing viene diciamo, praticato a budget zero e con le risorse umane in azienda meno professionali, tipicamente lo stagista. C'è un'aneddotica sterminata sugli stagisti online e sulle loro malefatte, ma è onestamente ridicola. Il vero punto è se metto una persona poco esperta a rappresentarmi aziendalmente. Non mi posso aspettare dei risultati eclatanti. Cioè, se l'idea è che quelli bravi, quelli più scafati, quelli che conoscono meglio i clienti e il mercato, devono lavorare, quindi davanti al PC ci mettiamo la risorsa meno pregiata, i risultati che otterremo saranno conseguenziali. Invece, un tema di oggi è cercare di vedere se cosa sia online davvero e se sia davvero rilevante, cioè se non sia un esercizio fine a se stesso, ma produca risultati effettivi, o almeno possa produrli, diciamo, sotto determinate condizioni. Quindi, comincerei con delle slide, tanto per cambiare, e entrerei subito nel merito, dando per scontata una cosa che scontata non è, e cioè parlerei di social selling. La prendo dalla coda, in realtà. Il social selling in soldoni è diciamo, quella disciplina che
un po' depistante il termine selling, perché non si tratta davvero di vendere, per esempio sui social. Sui social vendere è difficile, e se lavoriamo B2B è praticamente impossibile. Sui social in realtà cerchiamo di creare una serie di precondizioni per la vendita. La vendita sarà tradizionale, supponiamo, oppure sarà diciamo, perfezionata in qualche luogo di cui disponiamo, un e-commerce, tanto per dirne una, ma difficilmente sarà dentro i social. Le eccezioni da questo punto di vista sono solo alcune imprese B2C, anzi quelle che oggi vengono chiamate direct to customer, per intenderci quelle di cui vediamo le pubblicità su Instagram, con una call to action immediata, compra. Si tratta normalmente di cose a basso costo, diciamo di facile comprensione, la maglietta, il gadget, tipicamente sono quelle, il prezzo unitario è relativamente basso, sono molto basate sull'acquisto di impulso. Se togliamo quel genere di prodotto, entriamo nei servizi, già è molto difficile. Se passiamo a servizi che richiedono una riflessione, è praticamente impossibile. Quindi non sarà lì che troveremo il vantaggio. Il vantaggio lo troveremo avendo creato tutta una serie di relazioni, di rapporti, che ci facilitano arrivare al momento della vendita. Perché ha senso, in senso generale, perdere il tempo online, prepararsi per farlo, definire dei valori economici per poter fare le cose in un certo modo, eccetera, eccetera. Allora, che ci sia qualche cambiamento in atto lo sappiamo tutti. C'è un workshop sulla digital transformation praticamente al giorno. Quello che forse non abbiamo tutti chiarissimo è che la digital transformation è una cosa A, che studieremo nei libri di storia economica nel futuro, e B, che è venuta per restare e che ci tocca a tutti. È solo questione di tempo, e praticamente ogni settore ci farà i conti con la trasformazione digitale. Per alcuni il software, per esempio, è evidentissimo, per altri magari un po' più maturi o un po' più tradizionali meno, ma ci sono segnali chiarissimi, cioè servizi tipo trova l'idraulico più vicino a te, trova l'artigiano più vicino a te, negli Stati Uniti sono già utilizzatissimi. E l'artigiano che non ha una presenza digitale rimane fuori da quei circuiti, lavora meno, perché lavorano di più quelli che sono più bravi a rappresentarsi bene online. I mercati sono cambiati, quindi sono cambiati perché sono cambiate le persone che ci sono dentro i mercati. Uno dei risultati è che tutto un portafoglio di tecniche consolidate non funzionano più. Una di queste, per esempio, in generale l'outbound, cioè tutte quelle attività che dall'interno aziendale facciamo verso l'esterno, le telefonate. Il telemarketing, esempio paradigmatico, il telemarketing è decisamente inefficace. Questo non impedisce che noi ci siamo bersagliati a casa da telefonate di chiunque che ci vuol vendere vino, abbonamenti telefonici e compagnia bella, perché prima che certe abitudini cessino ce ne vuole. E soprattutto occorrerebbe che apparissero delle nuove modalità e fossero praticate. Ma il dato di fatto è che la redemption del telemarketing è risibile rispetto ai suoi costi. Il motivo lo sappiamo tutti qual è. Tutti noi siamo oggetto di attività di accesso dall'esterno non richieste, e tutti noi sappiamo quanto piacere ci fa riceverle e quali tipi di tecniche o di strumenti cerchiamo di mettere in atto per non riceverle, dal non rendere pubblico il numero di casa al dire alla nostra segretaria di non passare chiamate di sconosciuti, di filtrare. Le persone che lavorano con noi sanno perfettamente che se filtrano un po' troppo non va bene, ma va molto peggio se non effettuano un buon filtro. Quindi tendenzialmente filtrano, il che per chi vuole creare un primo contatto telefonico è un dramma. Cioè quella che viene chiamata cold call è disastrosa. In realtà in generale lo strumento telefonico è potentemente indebolito, anche con le persone con cui abbiamo una relazione, perché non abbiamo il tempo. La chiamata è invasiva, arriva nel momento in cui chi ci ha chiamato ha deciso che era il momento giusto, non nel momento giusto per noi. È molto probabile che arrivi nel momento sbagliato invece. Va usata veramente col contagocce. In compenso c'è tutto un altro
cioè un altro set di strumenti di contatto. E oggi li vediamo. Un altro aspetto è che c'è stato un cambiamento quasi antropologico. Il riferimento qui è il Clutterain Manifesto. Il Clutterain Manifesto è un documento del 99, di cui esiste una versione successiva del 2015 che potete tranquillamente risparmiarvi perché è insignificante, ma quella del 99 invece è notevole, secondo me una letturina la merita, si trova online anche in italiano. Dice delle cose che per quell'epoca sono veramente profetiche, la prima delle quali è la tesi numero uno. Sono 95 tesi, non sono tutte brillanti allo stesso modo. La prima dice: i mercati sono conversazioni. Non c'erano i social quando è stata scritta quella tesi, però sembra fatta apposta per descrivere l'ecosistema social. Sui social noi incavoliamo relazioni basate su conversazioni. Da quelle conversazioni nascono opportunità, nuovi contatti, relazioni anche di vicinanza, diciamo, umana, relazionale. Nascono anche le antipatie, peraltro. Cioè, i social sono perfettamente in grado di trasmettere elementi come competenza, affidabilità, antipatia personale, epidermica, divergenze clamorose di idee e nel modo di definire le cose. Cioè sono capaci di portare elementi fini della psicologia di chi c'è dentro. Il motivo fondamentale è che ci siamo dentro noi. Se fossero macchine che si parlano, tutto ciò allo stato attuale non ci sarebbe. Domani chi lo sa, vedremo l'intelligenza artificiale come andrà, ma oggi non sarebbe così. Un dato di fatto che vediamo tra pochissimo, ma che è stato abbondantemente rilevato, è che le persone non amano parlare con i brand. Il risultato pratico è molto semplice: gli account dei brand sono normalmente molto più deboli degli account delle persone. I motivi sono tanti. I brand sono impacciati nella comunicazione, le imprese, i marchi, chiamiamoli come vogliamo, gli account istituzionali delle organizzazioni, qualunque tipo di organizzazione, normalmente sono decisamente meno efficaci dei migliori account delle persone che ci lavorano dentro. Questa è una conseguenza immediata. Se vogliamo combinare qualcosa di buono online, dobbiamo pensare che non basta aprire l'account della nostra ragione sociale, darlo in mano a qualcuno anche bravo e dimenticarcelo. Dobbiamo partecipare, dobbiamo esserci. Ci serve una presenza personale e la prima che ci serve sicuramente è quella dell'imprenditore o della dirigenza. Operazione faticosa. Molti dei progetti che faccio io hanno esattamente questo scopo: e convincere delle persone che hanno altro da fare, che ha un senso fondamentale che ci siano, normalmente è difficile. Bisogna superare una serie di remore psicologiche, di riservatezze, ce ne sono molte di barriere prima di arrivarci. Questo genere di progetti ha un nome, però, e come sempre succede, quando una cosa ha un nome vuol dire che in qualche maniera esiste, cioè ha il suo senso di esistere. Sono progetti di employee advocacy. Sono probabilmente i progetti più complicati che si possono mettere in campo. Sono anche quelli da cui possiamo aspettarci i migliori risultati. Si può fare, tanto per rimanere nel nostro campo, e ciò che in Unione facciamo da 2 anni, con dei risultati molto buoni dal punto di vista dell'efficacia. Un altro elemento, ed è che è esclusivamente digitale, è che molte delle conversazioni utili non sono visibili. Transitano attraverso i dark social. I social del pomeriggio, volevo solo condividere con voi alcune riflessioni per questa giornata di post-mail. Sono arrivato meno un quarto. La prima riflessione è che il telelavoro nelle grandi aziende funziona bene, qui in Italia, perché una marea di gente è in telelavoro comunque. Che sia a casa, in vacanza, come sia, ma non è in ufficio. Quindi sicuramente più accessibile via mail che al telefono. Però, che succede? Che succede? Paolo, eccoci, non sappiamo neanche noi, c'è un intruso. Abbiamo un'interferenza, incredibile. Abbiamo un'interferenza. Vediamo un po' se riusciamo a eliminarla. O è un partecipante che stava ponendo delle questioni, non ho capito.
oppure un misteriosa interferenza. No, tutti i partecipanti effettivamente hanno il microfono spento, quindi sicuramente era un'interferenza, speriamo insomma che... Il bello della diretta, come dice Pippo Baudo. Infatti, grazie. Allora, i dark social in realtà sono i sistemi di messaggistica sostanzialmente, a cominciare da WhatsApp che abbiamo tutti, ma vale anche per Messenger, per Telegram, per i messaggi diretti di Instagram, eccetera, eccetera. Un fenomeno marginale e non rilevante ai nostri fini. Un fenomeno assolutamente non marginale ed estremamente rilevante ai nostri fini, perché essendo conversazioni private ci gira dentro di tutto, compreso informazioni utili o influenti nei processi decisionali. Essendo conversazioni private, per definizione non sono tracciabili. Noi non abbiamo dati da quel punto di vista. Non abbiamo analytics come quelli che abbiamo per esempio per la pagina Facebook, che ci dice come stiamo andando, se sta funzionando, se c'è tanta gente che partecipa, che si fa ingaggiare, che fa click, eccetera, eccetera. Però sappiamo da una serie di ricerche che in quel buco nero girano informazioni critiche e che dobbiamo trovare la maniera, in qualche modo, di usarlo, quegli strumenti lì, di portarli tra i nostri asset. Un altro punto è relativo al customer journey. È uno dei temi di oggi centrali. Il customer journey è sostanzialmente il percorso che un possibile cliente fa in termini informativi, i punti in cui si ferma per raccogliere informazioni, le riflessioni che fa, i cambiamenti di direzione. Noi abbiamo un enorme bisogno di cercare di interpretarlo, il customer journey del nostro utente tipo. Affermazione che in quanto tale non vuol dire niente, ma che qualifichiamo tra un pochino, perché se siamo capaci di intuire come funzionerà, possiamo anche predisporre contenuti, non diciamo trappole perché non è corretto, ma punti di evidenza in cui ci facciamo trovare dove sta passando lui e ci facciamo trovare con le informazioni che immaginiamo che a lui servono in quel momento. Se non lo facciamo, ci troviamo di fronte a un utente indifferenziato che non sappiamo dove stia andando. È come se sparassimo al buio, sperando di colpire una mosca. Il caso maggiore c'è sempre stato, cioè ciascuno di noi quando deve prendere una decisione che non sia quale brioche mangiare per colazione stamattina, di fatto procede in modo sufficientemente analitico, compara alternative, raccoglie informazioni sui prezzi, sui prodotti, mi porti l'acqua gasata che c'è in bagno? Il dato di fatto è che il customer journey è diventato molto più complicato, perché banalmente è apparso tutto lo strato digitale e tra poco vedremo lo strato digitale pesa tanto. Un ultimo elemento, ce ne potrebbero essere n, ma basta così, è che ci sono i millennial in circolazione. I millennial sono le persone che hanno una fascia d'età che oggi arriva intorno ai 35 anni e che inizia con 18. Allora, improbabilmente i millennial sono risorse che in azienda decidono qualcosa. L'eccezione sono le start-up. Ma i millennial sono soggetti economici, sono consumatori attivi, sono spesso in posizioni se non di decidere qual è l'alternativa d'acquisto, anche B2B, quantomeno di influenzarla. Il punto è che i millennial sono differenti da me, che sono un baby boomer, o da chi ha oggi una quarantina d'anni, che viene definito una generazione X, perché hanno abitudini di acquisizione di informazioni completamente differenti. Per esempio non guardano la televisione. In linea di massima sono refrattari alla pubblicità. Gli adblock, quindi quei software che bloccano i banner web, sono usati dal 25% su base mondiale dal 25% degli utenti, ma quando parliamo dei millennial questa percentuale sale al 40%. È come dire che se a me interessa parlare con un trentenne, ogni 100 euro di pubblicità online che spendo ne sto buttando via 40. Sono proprio letteralmente buttate via. In realtà sono molto di più, ma per altri motivi. Ma al primo giro ho già perso il 40%.
questo schemino, riprendo un po' le cose che hanno detto fino adesso. È una sintesi di una serie di ricerche. La fedeltà al marchio è in discesa. Nella generazione di mio padre, parlando di automobili, era normale parlare di alfisti, lancisti, eccetera, eccetera. Oggi non ha più senso. Oggi cambiamo macchina e il progresso non è un vincolo. Tutto al più è un punto di partenza. Guardiamo altri modelli, guardiamo altre marche e decidiamo. Non ci sentiamo legati a un brand. Pochissimi brand riescono a creare un legame così forte da generare fedeltà. Tutti cercano di farlo, ma pochissimi riescono ad avere, portarsi a casa la fedeltà come criterio principale di scelta futura. Quindi abbiamo a che fare con un decisore con le mani libere. Volta per volta dobbiamo riguadagnarci la sua attenzione e la sua attenzione positiva. Un secondo punto è che, ed è un fatto proprio clamoroso, la perdita di efficacia in generale di tutte le forme di pubblicità. Chi lavora nell'editoria imputa al digitale la mancata raccolta pubblicitaria. Le televisioni raccolgono meno pubblicità e fanno lo stesso ragionamento. In realtà conta, perché è vero, la pubblicità digitale nel frattempo è cresciuta. Ma la cosa singolare è che tutte le ricerche indicano che anche la pubblicità digitale non funziona. Semplicemente ha attirato budget, ma non va. Cioè la sua capacità di produrre effetti reali è costantemente in diminuzione. C'è un pregiudizio crescente nei confronti della pubblicità in quanto tale. E se è pubblicità, non mi interessa. Un post su Instagram o su Facebook sponsorizzato ha sicuramente dei risultati di engagement, like, commenti e compagnia, decisamente inferiore a un post che non è sponsorizzato. Tant'è che molto spesso gli influencer nascondono la sponsorizzazione. Sarebbero tenuti a dichiararla da almeno un annetto a questa parte. Tendenzialmente cercano di non farlo, perché sanno benissimo che è castigante. Anche se il contenuto è lo stesso, è fatto bene, non c'è niente da fare. La posizione di un legame commerciale lo inquina. La fiducia nei brand è in decrescita per tantissimi motivi, perché spesso i brand si sono fatti cogliere a far cose eticamente discutibili. Mille casi, no? Nike con i bambini in Vietnam, ce n'è. C'è da dire che ci sono delle forme di reazione evidenti recentemente e si parla molto dell'etica delle imprese come parametro non astratto, buonista, una cosa che sta bene, ma come parametro di sviluppo del fatturato. C'è molto lavoro anche all'interno di noi da questo punto di vista. Ed è una buona cosa, perché le buone intenzioni per la modestia avercene, ma aziendalmente il processo razionale è diverso. Se ci si rende conto, ed è un fatto, c'è una dichiarazione del CEO di McKinsey di non molto tempo fa che ha detto chiaro e tondo, tra pochi anni le imprese sporche non riceveranno finanziamenti, cioè nessuno ci vorrà investire, i fondi non investiranno in imprese che non hanno un profilo etico, ambientale, questi sono i temi di oggi, sostenibile, eccetera, eccetera, e non lo comunicano, perché non basta avercelo, bisogna anche far sapere che c'è. Ed è chiaro che farlo sapere da questo punto di vista digitalmente sarà la scelta numero uno. L'attention span è il tempo d'attenzione. L'attention span è notoriamente sempre stato labile, è diventato molto più breve. Ormai si parla di secondi per intercettare l'attenzione cosciente di qualcuno. Ci sono anche qui dei dati pesanti. Navigazione web, fondamentalmente se riesco a portare qualcuno sul mio sito, nei primi secondi, la media dice 8, mi gioco tutto il resto della sua navigazione. Cioè se arriva sul mio sito, il mio sito non è mobile, non è responsive, perché non mi sono premurato di farlo diventare tale, se ne va e non torna più. Se la struttura delle informazioni non è quella che si aspettava, non prosegue, e ripeto, la cosa peggiore è che normalmente l'esperienza negativa produce quello che tecnicamente si chiama un tasso di rimbalzo, che rimane tale, cioè la gente se ne va e non torna.
e ce la giochiamo per una manciata di secondi. Quindi tutto quello che facciamo deve diventare estremamente efficace, perché in realtà noi operiamo in un mondo, in un mercato, in cui la risorsa scarsa numero uno è l'attenzione degli altri, perfino più del denaro. La dimostrazione pratica è che innanzitutto lo sappiamo sulla nostra pelle. Un sacco di cose interessanti ci potrebbero passare vicino, ma purtroppo in questo momento non ho tempo, ma purtroppo non è la cosa su cui ho l'attenzione focalizzata ora, quindi non me la posso permettere. L'altra cosa è che l'attenzione è talmente rilevante che secondo come noi spendiamo dei soldi per guadagnare tempo. Per esempio compriamo dei software più efficienti, quindi paghiamo per avere una condizione che ci dilata i tempi. Per questo dico l'attenzione è perfino più significativa per ciascuno di noi del denaro. D'altra parte c'è un fatto oggettivo, forse un po' sovrastimato, ma credo abbastanza percepibile. I consumatori hanno più controllo sulle variabili. Sono un po' meno un parco buoi, ecco, al quale si racconta quello che si vuole. Perché devo entrare con Chrome? C'è un problema di audio, pare di capire. Personalmente non sono così convinto che ne si abbia a che fare con un parterre di consumatori perfettamente informati, perfettamente razionali. Cioè, c'è una marea di studi estremamente interessanti che dicono esattamente il contrario, in merito ai nostri processi decisionali. Ma il dato di fatto, certo, è che il consumatore pensa di essere più informato e ha molte più opportunità di informarsi. Se andiamo a comprare qualcosa su Amazon, la compriamo e basta. Oppure, se abbiamo voglia e tempo, diamo un'occhiatina alle recensioni. Le recensioni, che Amazon peraltro ci sollecita quando compriamo qualcosa, sono discretamente analizzate. Sono quello che pensano le persone come noi che hanno già fatto la cosa che noi stiamo per fare. E molto spesso, a proposito di customer journey, guardare le recensioni ci cambia il processo d'acquisto. Passiamo, lasciamo perdere, cerchiamo un altro di prodotti. Se siamo un po' scafati, non ci limitiamo a guardare la percentuale di stelline di 5 stelle o 4 stelle. 80% di recensioni 4 stelle e oltre, totale recensioni 2, non mi dice niente. Vado a cercare un prodotto che ha 2000 recensioni e la media comincia a considerare un po' più affidabile. Quindi in certa misura quantomeno gli strumenti il consumatore o il buyer li ha. C'è una crescita evidente nella produzione di contenuti. Ora, contenuto è tutto. Una foto su un social è contenuto, un testo come fatto, un blog su un post. In realtà è tutto contenuto. Qua il punto vero è il contenuto come strumento di marketing, cioè il content media marketing. Ci sono strutture che nate recentemente che fanno solo quello nella vita, aiutano le imprese a produrre buoni contenuti. Le imprese non necessariamente sono capaci di autoprodurli, però normalmente detengono il senso di quello che vogliono raccontare. Ci sono strutture ormai anche grandi che fanno solo quello, non fanno l'agenzia pubblicitaria, non fanno neanche la web agency. Una di queste, forse la più importante, è il Content Marketing Institute, il quale produce contenuti per tutti, per buona parte delle 500 di Fortune, per le televisioni americane, per i giornali americani, che per definizione dovrebbero essere i produttori di contenuti. Perché produrre contenuti che funzionano per il web è un'attività specifica e richiede competenze specifiche. Le alternative di scelta, le brand choice, evidentemente crescenti, siamo sommersi di opportunità. Nuovi brand, micro brand, ce ne sono di tutti i colori. I grandi vedono insidiati il loro mercato. Questo sicuramente business to consumer, ma vale anche B2B. Da una marea di neonati, di molto specializzati, molto performanti in alcune cose specifiche. Le vendite di posizione ce le possiamo scordare. L'altra cosa è la crescita, l'ampliamento dei canali mediatici. 20 anni fa un investitore pubblicitario aveva a disposizione, possiamo immaginare che cosa, un po' di stampa, un po' di televisione, un po' di radio, appunto. Cominciare il cinema già ampiamente decrescente, l'autovom
l'orfanello dell'advertising, la fissionistica in senso lato, tipicamente residuale, cioè il ministero pubblicitario, se gli avanzano dei soldi, faceva l'autobono. Oggi il panorama è decisamente più ampio, ma anche gli equilibri interni sono cambiati. Per esempio, l'autobomb è decisamente in auge, è l'unico media pubblicitario che negli ultimi 5 anni è cresciuto. Tutti gli altri sono insieme al web, ovviamente. Tutti gli altri tradizionali hanno cifre di riduzione paurose, a doppio dígito. Tanti canali implica tanti punti di aggancio, tanti touch point, che è uno dei temi che ci interessa sviluppare adesso. Qualche informazione non necessariamente ovvia. Ragioniamo soprattutto B2B, ma guardate che andrebbe, la stessa cosa vale per il B2C, soprattutto per i millennial. Chi deve comprare? Il buyer oggi ha accesso a fonti informative preliminari molto prima di entrare in contatto con un possibile fornitore. Anche qua ci sono un sacco di dati e di ricerche. Cioè, in altre parole, quando noi entriamo in contatto con un potenziale cliente, per noi lì, in quel momento, quello è il momento zero. Per noi è il momento zero. È realistico che per lui, invece, quel momento arrivi dopo che ha fatto tutta una serie di analisi, di indagini, di ricerche, ha letto documentazione, ha scaricato PDF e white paper, ha fatto comparazioni. E quando entra in contatto con noi, il suo processo di scelta è già molto più avanzato. Noi non ne sappiamo niente perché non l'abbiamo intercettato prima. Ma lui magari, supponiamo che ci chiami o che ci dia retta, ha già deciso che noi siamo una delle 5 a cui dà retta, ne ha scartate 20. Non sappiamo né perché né chi sono. Poi quando entriamo in confidenza magari ce lo dirà. C'è una asimmetria da questo punto di vista. E abbiamo bisogno di cercare di colmarla. Anche qua, allora, questa ricerca che ha fatto la Carnegie Mellon per conto di Dell, un noto produttore di computer, in particolare di personal computer, è una di quelle importanti nel nostro campo. La percentuale è altissima, e qui stiamo parlando di B2B. Tendiamo a pensare che il decisore B2B non stia a perdere tempo sui social per decidere cosa comprare. Avrà altre fonti, perseguirà altre ricerche. Non è un paio di scarpe, è un'altra cosa. È una cosa seria, potremmo dire. Il problema è che i social sono una cosa seria, quindi la cosa seria dentro ci sta. E ci sta in percentuale molto rilevante. C'è una conseguenza immediata da tutto ciò. Se il buyer setaccia, scarta, sfonda e alla fine sintetizza una parte consistente delle sue informazioni traendole dallo strato digitale, diciamo, del suo customer journey, e noi non ci siamo, e noi siamo esclusi da quel percorso. Cioè le sue decisioni le prenderà senza tener conto di noi. Peggio ancora, è un po' il discorso di prima, anche qua più del 50% del processo decisionale è già fatto, chiuso, prima che il potenziale acquirente ci contatti o abbia un rapporto con noi o con un nostro commerciale. Cioè, parte del gioco è già chiusa. Se ne siamo fortunati, facciamo parte del gioco che resta. Se no, senza neanche saperlo, non ci siamo mai stati in gioco. Serious Decision fa ricerche, numero simile, il senso è leggermente diverso dalla slide precedente e anche il numero è un pochino diverso. Dire che il 67% del processo di acquisto B2B si sviluppa online non significa solo sui social, significa siti, significa web magazine settoriali e non, eccetera, eccetera, eccetera. Significa dire, adesso ci arriviamo, scusate, vado avanti perché è un punto chiave, se mai torno indietro. No, scusate, non è qua. È un altro set di slide, quindi la becchiamo dopo.
sorry. Significa dire che fondamentalmente noi abbiamo uno scenario in cui dobbiamo presidiare, per quello che il customer journey si complica, tutto lo strato reale. Dobbiamo andare alle fiere, se settorialmente ci serve, certo. Dobbiamo avere dei commerciali, non c'è un po' di dubbio. Dobbiamo avere tutta una serie di punti di contatto, un punto vendita, secondo quello che facciamo, sì. E poi dobbiamo costruircene un altro, che è l'equivalente logico, ma sarà fisicamente diverso, fisicamente e concettualmente diverso, online. Online dobbiamo rigenerare la nostra presenza. Il termine tecnico è touch point, e individuare i touch point in cui pensiamo che transiterà il decisore. Teniamo un attimo lì sospeso il concetto di customer journey, perché poi faccio vedere le slide. Ci sono dei dati che dicono delle cose sull'efficacia, quindi non soltanto la domanda. La domanda c'è, passa per il digitale. E l'offerta? Chi c'è? Gli cambia qualcosa? Sembra di sì. Anche questo è uno studio, l'ha fatto Kite Desk. Il parametro è anche qui piuttosto evidente. Se lo strato commerciale in senso lato, marketing and sales, aziendale, è attivo online, questo non vuol dire ho la company page su LinkedIn, punto. Quella roba lì è come ho il biglietto da visita, ho la carta intestata. Non è funzionale al fatturato, è un prerequisito. Se non è neanche quello, di fatto non esiste. No, stiamo parlando di persone preparate che passano parte del loro tempo online, non stanno rubando lo stipendio. Questo tempo lo passano in modo funzionale perché sono capaci di farlo. E in linea di massima si portano a casa risultati che sono un moltiplicatore di quelli che non lo fanno. Una serie di ricerche che puntano in questo senso. Un'altra è questa. Il set di industrie, di settori in cui impatta oggi il social selling non è marginale, non sono alcuni settorelli tecnologici e tutto il resto no, la percentuale è questa. Dentro ci sono settori non necessariamente tecnologici come il marketing e l'advertising, ci sono i settori industriali. Di nuovo, stessa cosa. Le interazioni digitali stanno sostituendo, quindi quello che avviene per intendersi dentro a LinkedIn, per esempio, sta sostituendo una massa di comunicazioni tradizionali, per esempio telefoniche, e anche di persona. Il discorso è quello di prima. Non ce l'abbiamo il tempo. Non lo rendiamo disponibile il tempo. Se accettiamo di incontrare qualcuno con l'ipotesi di un acquisto, siamo molto avanti nel customer journey, siamo verso la fase finale, ma bisogna arrivarci alla fase finale, cioè chi desidera vendermi qualcosa deve riuscire a essere vivo, cioè essere nel mazzo di quelli che sto guardando, non ce la può fare massacrandomi di telefonate per ricordarmi che lui esiste e che ha un prodotto o servizio, deve trovare qualcosa d'altro per farmi tenere a mente che lui c'è, che è capace, che potrebbe essere un soluttore. Qui c'è un altro elemento che è diciamo, collaterale. Anche questo però è significativo di un impianto completamente diverso nel modo di fare impresa. Qua ci si scontra spesso con un'attitudine di resistenza. L'invito è facciamoci una riflessione, come dire, laica, lasciando perdere molte abitudini imprenditoriali. Il dato di fatto reale è uno studio di IBM, cioè di un'impresa che ha una cultura aziendale estremamente rigida, ha sempre avuta, forse oggi un po' meno, ma in passato IBM passava i primi 6 mesi dopo l'assunzione di un nuovo dipendente, non facendogli fare niente di lavorativo, e facendolo passare attraverso una serie di corsi che avevano lo scopo di creare il dipendente IBM. Entrava una persona normale
alla fine dei 6 mesi era diventata una persona coerente con l'ambiente interno, cioè che la pensava come gli altri, che ragionava come gli altri, che aveva una visione simile a quella degli altri, tanto per intenderci. Malgrado ciò, quindi la fonte non è una fonte potenzialmente antagonista culturalmente. Il dato di fatto è che ciò che fanno i nostri dipendenti, i nostri collaboratori online, a nostro favore, se lo fanno, se sono attivi, ha un'efficacia in termini di conversione. Conversione di lead vuol dire che passano da uno stato di potenziale allo stato di effettivo, diventano customer, che è 7 volte quello del brand. Il motivo è semplice ed è il motivo di prima. Quello che dice il brand è di parte, quello che dice il brand è guardato con scetticismo. Quello che dice una persona che lavora per un'azienda, lo dice una persona. Non c'è un'icona, non c'è un logo sull'account, c'è una faccia, quella faccia lì. Siamo abituati a pensare che sia diverso. Ed è il motivo per cui, punto di prima, le persone parlano con le persone e non parlano con i brand. Perché nessuno di noi può parlare con un logo. Dobbiamo cercare di renderlo personale, dobbiamo pensare alle persone che ci sono dietro. Se pensiamo ai nostri fornitori, ai nostri clienti, pensiamo a dei volti, non a una serie di logo con sotto il nome. Perché è umano, perché funziona così. I social l'hanno reso pervasivo questo processo, l'hanno esteso dalla vita reale in generale a tutte le forme di contatto e di comunicazione. Per lo stesso motivo, ormai, per esempio, se si fa un sito, si consiglia caldamente di dedicare una pagina alle persone che lavorano in azienda, con le loro foto. È una cosa che in passato non si sarebbe fatta mai, perché l'idea era che l'organizzazione viene prima delle persone, che il logo viene prima delle facce, che soprattutto nelle imprese che hanno storia, l'impresa esiste a prescindere. Tutti utili, nessuno indispensabile. E questi sono i presupposti, diciamo, della cultura aziendale media, ma anche della piccola impresa, perché molto spesso la piccola impresa guardava la grande per costruire il suo senso di esistere. Viviamo un mondo in cui questo è completamente ribaltato. Abbiamo bisogno di persone che portano in giro logo e non di logo che, come dire, validano le persone. Abbiamo una serie di esempi da questo punto di vista. Il più banale di tutti, il primo che poi mi viene in mente è Elon Musk. Elon Musk non è Tesla, non è SpaceX. Elon Musk è Elon Musk. Cioè, quando Elon Musk va a chiedere quattrini per un'altra delle sue fantastiche ideone, allora gli danno a lui. Sì, certo che poi magari si va a vedere che cosa se ne fa di questi soldi. La quotazione di Tesla è pubblica, sale e scende. Però la realtà è che Tesla non ha ancora dato nessun risultato reale che giustifichi la quantità di soldi che vengono dati a Musk. E comunque gli vengono dati. Perché è lui. Perché se ci vado io con un'idea fantastica, probabilmente mi cacciano a pedate. Se ci va Musk con una cosa che gli è passata per la testa, gli dicono, sì, si accomodi, parliamone. In politica lo vediamo da tempo che i logo sono in secondo piano. Ci sono le facce in primo piano. Non è la Lega, è Salvini. Non è mai stata Forza Italia, è Berlusconi. Questo processo ormai è ampio. Richiede una presenza attiva ed efficace delle persone che incarnano l'impresa. L'imprenditore non si può permettere di dire mando avanti l'impresa, faccia lei, io lavoro. È un bel pezzo del suo lavoro. D'altra parte, nella vita reale è sempre stato così. E quando ci si ipotizza che ci sia una possibilità di business, ci si vede in faccia e si stringe la mano. I parametri personali contano, le impressioni personali contano. Soprattutto se l'oggetto dell'accordo è significativo, se è impegnativo, tendenzialmente vogliamo vedere con chi abbiamo a che fare. E qui è la stessa cosa. Per finire, un dato di Forbes. Anche qui clamoroso. In generale, tanto poco, chi fa attività di sviluppo e anche di retention, usando bene la componente digitale della realtà,
funziona meglio di chi non lo fa, vende di più, fa più facilmente la quota, eccetera eccetera. Stesso discorso di prima, il discorso di prima sulla, su quello che succede quando si muovono i dipendenti relativo ai lead. Qua invece il tema è della retention. Allora, i lead sono sviluppo, sono potenziali clienti che diventano clienti. E abbiamo visto che se tutta l'azienda, l'imprenditore, i suoi riporti diretti, potenzialmente l'intera impresa si muove bene digitalmente, convertiremo di più, trasformeremo più potenziali in clienti. Dopodiché l'altra domanda è che qualità hanno questi clienti? Sono evanescenti, spariscono, dopo il primo acquisto non li vedo più perché in qualche maniera sono diciamo affari strappati? La risposta è no, non solo sono di più, ma hanno una qualità migliore. La loro retention, la loro permanenza come clienti, la vita, il ciclo utile di vita del cliente cresce, secondo Deloitte, del 37%. Quindi, di più è meglio. Cosa vogliamo di più? Il ruolo di leader social, che era uno dei punti di prima. Ci transitano, si stima, perché chi lo sa davvero, l'84% delle informazioni che condividiamo. Le torte lo mostrano macroscopicamente. Il pezzettino che fanno Facebook, Twitter e gli altri messi insieme non arriva un quarto. Quindi lì dentro succedono cose, si formano opinioni, si cambiano decisioni e chi più ne metta. Ed è veramente difficile gestirla questa cosa, però almeno bisogna averla chiara, perché se ce l'abbiamo chiara possiamo pensare di mettere in atto azioni che portano all'interno di una scatola nera dove non possiamo mettere le mani più frequentemente delle decisioni a noi favorevoli. Le informazioni perché si formino quelle valutazioni le possiamo controllare perché sono fuori dai social. Il sistema di trasporto invece, il passaparola, è buio. Però posso ragionalmente pensare che se all'inizio del bocchettone ci metto cose che per me funzionano, alla fine del bocchettone avrò dei risultati positivi. Se all'inizio di questo flusso io non esisto, non sarò neanche preso in considerazione. Se esisto male, cioè do informazioni sbagliate, introduco componenti informative nel processo decisionale oscuro, quasi certamente negative per me. Questo parametro che c'è sotto, 1%, 10%, 40%, 80%, deriva da uno studio di analitica che si occupa in particolare di influencer marketing. Questo discorso ha molto a che vedere con influencer marketing. Fatta una precisione chiave, definiamo un'influenza. Se l'idea è l'influencer è la Ferragni, abbiamo un'idea decisamente parziale. La realtà è, nel B2B questo è evidentissimo, l'influencer è colui la cui voce, la cui opinione pesa sufficientemente nelle decisioni degli altri, cioè in altre parole ha la capacità di influenzare il customer journey, l'esperto di settore a cui tutti riconoscono competenza, non necessariamente famosissimo, magari è conosciuto soltanto all'interno del settore, magari il settore è anche relativamente piccolo e tecnico, però se il processo decisionale passa attraverso una valutazione tecnica, l'opinione di quel signore lì orienta quella degli altri tecnici che vanno dal loro amministratore delegato e dicono questa è una buona cosa, oppure dicono questa cosa qua forse no. Quella scaletta è la sintesi quantitativa di questo grafico che deriva dalla stessa ricerca. Il Soldoni questa cosa dice che secondo loro un 1% di influencer produce a cascata andando verso destra una serie di ridondanze informative che arriva alla fine all'80% dei C-suite, cioè dei dirigenti, in senso lato, quelli che hanno un ruolo con la C davanti, a cominciare dall'amministratore delegato a scendere. Sostanzialmente questo grafico dice che un piccolo set di persone che hanno peso dal punto di vista delle opinioni all'interno di un settore produce una quantità non eclatante di contenuti, siamo qua,
la loro audience immediata, che viene ripresa da ruoli che non sono i ruoli top, sono manager, che attraverso i dark social, cioè attraverso canali invisibili, le chat aziendali, eccetera, eccetera, influenzano l'80% dei decisori. Quindi pochi, attraverso un sistema di amplificazione che è digitale, ma che non è soltanto pubblicamente digitale, perché da un certo punto in avanti comincia a diventare un tam-tam sotterraneo, alla fine orientano l'80% delle cose che vengono fatte da chi ha titolo per farlo. Noi in qualche modo dobbiamo entrarci in questo percorso, dobbiamo riuscire a dire la nostra, e questo è il punto. Uno dei modi è l'influencer, è utilizzare gli influencer, ovviamente. Allora, in quell'1% ne cerco uno, prendo contatto con lui, a seconda dei settori chi fa l'influencer viene pagato per questo, in altri settori non viene pagato ma viene coinvolto, gli vengono date opportunità di informazioni precoci, eccetera, eccetera, ce lo si conquista, in altre parole, e si cerca di trasformarlo in un ambassador del nostro prodotto o servizio, contando sul fatto che quando ne parla un tot di persone lo ascolta, un tot di persone ascoltano quelli che le hanno ascoltati, e a un certo punto anche per canali, soprattutto per canali che noi non potremmo vedere, le informazioni utili per noi percolano e vanno a finire nel processo di qualcuno che deve mettere una firma su un foglio o su un altro foglio. Oh, siamo arrivati al customer journey. Questo è un esempio di customer journey, credo che sia di Forrester. L'ho messo non tanto per farvelo vedere nel dettaglio, perché è un tale casino che ci passeremo 2 ore. Il messaggio di questa slide è un casino, perché lo presenta come una spirale avvolgente che arriva al punto massimo, il punto di massimo coinvolgimento è questo: l'utente è diventato un advocate, l'utente va in giro a dire che noi siamo bravissimi e lo fa spontaneamente, non è detto che ci si arrivi, però è l'obiettivo, il top degli obiettivi. In mezzo passa attraverso una serie di fasi. Alcune di queste fasi si appoggiano per esempio su una ricerca web arancione, si appoggiano su informazioni che trovano sul nostro sito, rosso, arancione carico, attraverso eventi, quindi siamo online, offline, attraverso i social, attraverso campagne di mail, e punto per punto, ognuno di questi tasselli è un momento, alcune di queste cose pesano di più o di meno. Vista così, è una roba da passarci delle ore per, diciamo, snodarlo. Questa è una forma, secondo me, più intuitiva e comunque sia sufficientemente chiara. Abbiamo questa barra che cambia colore e quella che tecnicamente chiamiamo il funnel. Si entra con una conoscenza non approfondita di quello che facciamo noi, dei nostri prodotti e servizi, awareness. Se tutto va bene, alla fine del percorso abbiamo qualcuno che è ingaggiato e ha sviluppato una forma di fedeltà o di lealtà nei nostri confronti. L'ha sviluppata dopo, l'ha sviluppata, potremmo dire, a buon diritto, perché ha comprato e ha toccato con mano la qualità del post vendita. E quindi a quel punto è diventato un paladino di noi. Noi saremmo, se potesse fare una firma e essere circondati da gente che, senza che noi li si paghi per questo, li si convinca a farlo, eccetera, eccetera, spontaneamente dice, ogni volta che prende in mano WhatsApp a un suo amico, no, compra, devi comprare quella cosa, vai lì, è una benedizione. È l'essenza del passaparola, ma questo è un passaparola strutturato. Allora, questo grafico qua ci dice una serie di cose, secondo me, veramente importanti. Una è che c'è qualcuno che sta passando attraverso questi stati. L'altra è che mentre questi stati sono resi con una linea, il percorso è molto più complicato. È veramente un sentiero, è proprio un viaggio, per quello che si chiama customer journey. L'altra cosa che ci dice è che parte di questo viaggio, quella bassa, avviene attraverso una serie di punti di contatto che sono fisici. Potrebbe essere un negozio, può essere il passaparola di persona. Consideriamo fisica anche l'attività di contatto di tipo pubblicitario attraverso radio, TV, stampa e outdoor.
le PR, però poi diventa digital, comincia a diventare pubblicità display, cioè online, sono ricerche che farà lui, sono contenuti a pagamento di tipo influencer o di tipo pubblicità che non siamo riusciti a distribuire, sono pagine di atterraggio di siti, quindi contenuti che avevano dentro un link, che cliccando link finisco su quella pagina. In generale sarà il chiacchiericcio dei social media, chiacchiericcio in senso lato, eccetera, eccetera. E poi ritorna fisico, posta, un negozio, un contatto diretto, un intermediario, agente, broker, commerciale, e ritorna digitale, eccetera. Allora, non è detto che nel caso della nostra impresa tutti questi punti di contatto siano attivi. Evidentemente qui ce n'è una serie esemplificativa. Ma il punto chiave, secondo me, da capire è che se noi non presidiamo la parte alta del grafico, quello che ci succede è che il nostro potenziale cliente magari lo tracciamo qua, lo facciamo nella parte bassa, PR, radio, compagnia, poi scompare dai nostri schermi perché è entrato in un'area dove noi non abbiamo sensori. È come se avessero delle camere disposte e stiamo cercando di tracciare il percorso che fa una persona all'interno di un edificio. Siccome le abbiamo disposte male, ci sono dei buchi. A un certo punto esce dalla telecamera, chissà dove cacchio è andato. Magari è girato a destra dove non dovrebbe andare, dove non vorremmo che andasse. E poi improvvisamente magari ci riappare. Pluk, qua. Non capiamo niente di quello che sta facendo. Non sappiamo cosa è successo nella parte alta, che informazioni ha avuto, che contatti ha, come lo hanno orientato e come hanno cambiato il suo percorso. Potremmo non vederlo più riapparire, ha già deciso qua in alto, ha deciso, cioè la decisione si è formata online, poi entrerà in un negozio o telefonerà a quel fornitore e firmerà un contratto fisico, reale. Ma i giochi erano finiti prima, quando è fuori dai nostri schermi. L'altra cosa è che l'altra cosa è che alcuni di questi touch point sono gestibili, quelli con la, diciamo, a tinta piena, altri no. Per esempio, sulle interazioni spontanee social media noi possiamo fare molto poco, cioè non abbiamo un controllo del sistema di informazioni che gira su di noi o sui nostri servizi o sulla nostra industria online. Noi possiamo cercare di inserirci per dire la nostra. Siamo lontanissimi da poter orchestrare tutto ciò. Quindi lì dobbiamo guadagnarcelo, il consenso. Il nostro negozio è il nostro negozio, la nostra sede è la nostra sede, lì abbiamo un controllo. Il nostro sito è sotto controllo. Il nostro sito è la nostra casa online. Ogni tanto girano teorie del tipo: i siti non servono più a niente perché la pagina Facebook li sostituisce, qualche anno fa. Poi la pagina Facebook è diventata uno strumento la cui produttività è risibile grazie alla politica di Facebook, e allora no, forse il sito invece torna. Adesso siamo in una fase in cui alcuni social sembrano praticamente essere sostitutivi. Per alcune attività evidentemente è Instagram il social pervasivo. Basta Instagram. Fashion, per esempio, forse anche food, in generale quel tipo di industry lì si appoggia a account, ad influencer, eccetera, che di fatto hanno una presenza digitale che è praticamente solo su Instagram. Il loro account Twitter fa ridere i polli, il sito è una paginetta con una bella icona grossa, seguimi su Instagram. Non producono contenuti per il sito, non hanno un blog e ce la giochiamo tutta su Instagram. Personalmente sospetto che sia una fesseria, esattamente come lo era quella della pagina Facebook. Il sito secondo me resta l'epicentro, soprattutto aziendale, di ogni presenza digitale. Uno dei motivi è il sito è esattamente quello che vogliamo noi. Possiamo spendere 5 o 5.000, dipende quello che vogliamo fare o possiamo fare, ma possiamo cercare di avere qualcosa che ci rappresenta davvero. E ogni volta che scriviamo qualcosa sul nostro sito, ogni volta che creiamo una scheda prodotto, un caso aziendale o un articolo per il blog, che vi consiglierei caldamente di avere all'interno del vostro sito, tutto ciò che è irto di parole chiave
produce traffico da Google verso di noi, non verso Facebook dove siamo dentro anche noi insieme ad altri 100.000, proprio su di noi. Il sito è il posto dove tendenzialmente possiamo cercare di avere le conversioni più importanti. Vuoi essere contattato? Vuoi scaricare questo documento che abbiamo fatto? Ti interessa una visita di un nostro commerciale? Quella roba lì passa dal digitale, passa attraverso il sito. E molte delle cose che facciamo online dovrebbero avere come scopo quello di portare la gente sul nostro sito. È questo che il sito deve essere fatto bene. Per questo e per il motivo che dicevamo prima. Ci giochiamo l'attenzione sul nostro sito in una manciata di secondi. Quindi possiamo darci da fare come dannati online sui social, ma quando poi li portiamo su un sito che non li terrà, stiamo buttando via tutto. Vabbè, abbiamo visto, il customer journey, oltre ad essere complicato, non è lineare. Non è lineare, lo sforzo della grafica precedente cercava di renderlo con una sinusoide, un sentiero che entra, esce, eccetera. Qui non lineare ha più un senso matematico. Non lineare significa che ad ogni touch point si dirama una serie di potenzialità. Mi fanno cenno alla regia che siamo fuori orario. È un problema? Lo chiedo a tutti, eh? No, la domanda semplicemente è un danno se cerco di trattenere la vostra attenzione per un altro quarto d'ora perché avete cose più importanti da fare o vi fa piacere? A me fa piacere, però non voglio, perché l'attention marketing implica che l'attenzione vostra non me la posso prendere e portare via per tutta la vita. E deve essere concessa. E quindi la domanda è, se vi interessa vado avanti, se no... tiriamo le somme e lasciamo spazio delle domande se ci sono. Se vediamo sulla chat se c'è qualcosa. Paolo, nella chat le persone collegate dicono appunto di andare avanti. Ah, ok. Non è un problema perché effettivamente è molto interessante. Infatti che quando condivido lo schermo non vedo più la chat, per cui non lo so. Questa è una questione un po' tecnico-organizzativa. I silos. Quando si parla di trasformazione digitale, dopo 2 secondi vengono fuori i silos. Per silos si intendono una cosa che conosciamo tutti benissimo sulla nostra pelle, cioè appena la dimensione aziendale è superiore a 2, diciamo, appaiono banalmente gli orticelli, appaiono le aree protette, appaiono le attitudini aziendali per cui ognuno ha le sue responsabilità ed è doveroso. I suoi strumenti per seguire i propri obiettivi sotto le proprie responsabilità e che quindi per cortesia facciamoci un po' tutti gli affari nostri. Poi riportiamo qualcuno più in alto di noi, ma lui. Gelosie informative, ma a prescindere dai buoni rapporti tra colleghi, è proprio intrinseco. Peccato che questa faccenda sia catastrofica per i processi che ci sono oggi. Non per questione di buonismo astratto. Siccome il customer journey è complicatissimo e i punti di contatto sono tanti, una delle conseguenze pratiche è che i punti di contatto potrebbero essere diversi, spesso sono diversi, da quelli che noi abbiamo impostato per interagire con l'esterno. Per esempio, noi abbiamo una struttura commerciale, quindi deputiamo delle persone ben precise ad avere i rapporti con i clienti, soprattutto in termini di in serie di acquisizione. Quindi tendenzialmente lì si dovrebbero gestire tutti quel tipo di relazioni. Ma online è possibilissimo, esempio banale, una persona che da noi non ha un ruolo commerciale ma un ruolo tecnico, produce un articolo su LinkedIn particolarmente interessante. Questo articolo viene letto da persone che hanno un profilo professionale simile a quello del nostro autore, hanno un'attività tecnica, lo trovano interessante, apprezzano la qualità del contenuto e si fanno un'idea positiva del nostro dipendente tecnico. Fin qui tutto bene. Meglio ancora, per il processo proprio embeddato nel nostro cervello, per cui si l'effetto alone, si chiama così, un bias, c'è un trasferimento,
il fatto che noi si abbia un tecnico giudicato in gamba dagli altri tecnici getta una luce positiva su di noi come impresa. Noi fino adesso aziendalmente non abbiamo fatto niente. La company page su LinkedIn non ha scritto una riga, non abbiamo fatto nulla. Ha fatto tutto lui e ha guadagnato un'attenzione positiva nei nostri confronti. Niente vieta che qualcuno, per esempio usando la messaggistica di LinkedIn, prenda contatto con il nostro tecnico, che non è un touch point dal nostro punto di vista, perché noi vorremmo che facesse il tecnico. Ma il fatto è che si formano possibilità di interazione, conversazioni della serie, i mercati sono conversazioni, ben al di fuori della nostra capacità di controllo. L'unica possibilità vera che abbiamo è di fare in modo che si sia tutti aziendalmente capaci di gestirle e poi di traguardarle correttamente. Questo ciò non vuol dire, quindi mettiamo i tecnici a fare i commerciali, perché sappiamo tutti che non va, sono strutture psicologiche diverse, non è il modo giusto. Ma non possiamo impedire che il punto d'ingresso avvenga dove non ce l'aspettavamo. Noi abbiamo preparato una metafora, una sede, con un bellissimo ingresso, con delle porte di cristalli scorrevoli, tappeti e quant'altro, e il prossimo cliente c'è incentrato dalla finestra del bagno. Allora, o diciamo, chi non passa attraverso il portale non è un cliente, e magari ne perdiamo un po', oppure ci attrezziamo e anche se entrano dalla finestra del bagno li accompagniamo lo stesso nella sala riunione come se niente fosse, che è esattamente quello che dobbiamo fare. Tutto ciò implica che i compartimenti stagni all'interno dell'impresa siano un po' meno stagni, perché se l'idea è i tecnici facciano i tecnici, i commerciali facciano i commerciali e si parlino soltanto quando lo dico io, probabilmente quei clienti li perdiamo. Mantenendo le attività funzionali, perché sappiamo perfettamente che è una questione di efficienza, dobbiamo creare meccanismi che aumentano le interazioni interne. Banalmente dobbiamo fare degli sforzi, perché non è di base le attitudini remano in senso opposto. Ci sono appunto gelosie, chi viene più ne metta. Dobbiamo creare strumenti, dobbiamo usare gli strumenti di collaboration interna di tipo digitale. Ce ne sono una quantità, da Slack alla versione aziendale di Facebook e ad altri, a volte molto costosi, ma alcuni addirittura gratuiti ed estremamente funzionanti. Dobbiamo agevolare la trasmissione di informazioni interne. Allora, per silos, quindi, teniamoci la sta parola, intendiamo esattamente questo: aree informative chiuse, in cui a cominciare dal responsabile, la linea di fondo è non parlatene con i venditori, non parlate di questa cosa con la produzione, perché sennò quelli... Ecco. È caduta la connessione. Momentaneamente sì, adesso sei tornato. Ora torniamo anche allo share. Quando si vogliono rappresentare i silos, normalmente si usa questa immagine. I silos, appunto, sai come mai. E si intuisce, cioè sono... potrebbero essere dei cilindroni stivati di diciamo, materie prime diverse, grano, orzo, eccetera, eccetera, in cui non c'è nessun punto di contatto per tutta la lunghezza. Quindi l'unico modo per cui l'informazione esca è che faccia tutto il tragitto fino al vertice, venga sdoganata, rientri al vertice in un altro filo e scenda. Mentre fa tutto questo giro, ci siamo persi una barca di potenziali clienti che sono andati avanti nel loro processo decisionale, lasciandoci a decidere chi se ne occupa, se dirlo o non dirlo, che piace a me. Semplificandolo al massimo, c'è una certa tendenza ormai a dire aziendalmente: ragazzi, guardate che siamo tutti coinvolti nei processi di marketing. Cioè, nessuno si può chiamare fuori. Cioè, il marketing continueranno a farlo quelli che fanno marketing, ovviamente. Ma in realtà è pervasivo, cioè tutti noi abbiamo la possibilità di fare bene e male,
Tutti noi possiamo perdere un cliente e guadagnarne uno. Ultimo elemento di questo slide, i millennial. I millennial sono tanti. E saranno sempre di più. Sarà la generazione più popolosa al mondo. Ripeto quello che ho detto prima. Difficilmente sono in posizione di decidere un acquisto B2B. Un acquisto B2C è come? Perché hanno capacità di reddito, molti di loro lavorano. Ma soprattutto in certe industrie, al di sotto del decisore, troviamo persone che hanno una fascia d'età di quel tipo. Sono quelli che il decisore chiama per decidere se. Marketing certamente questo. Marketing digitale certamente. Cioè, ci sono intere industrie dove al di là del responsabile, che probabilmente ha un'età diversa, subito sotto troviamo gente che ha questa età. Se è vero quello che ho detto fino adesso, noi dobbiamo trovare il modo di parlarci con queste gente. E i modi tradizionali non funzionano. Per loro, esplicitamente, vale di più il passaparola tra pari, anche digitale, soprattutto digitale, che la comunicazione top down o unidirezionale, come per esempio la pubblicità. E per questo motivo che la pubblicità non gli dice niente, non la guardano. E che l'investimento pubblicitario in senso stretto è perso con questa fascia. I luoghi dove si aggregano prevalentemente sono i social, soprattutto alcuni social. Ormai è un fatto noto. Facebook è il posto migliore per interagire con persone che hanno una fascia d'età che va da 40 ai 60. Instagram è un posto molto adatto per interagire con i millennial. E in prospettiva, trovando un modo di farlo in maniera civile, se uno volesse interagire con gli adolescenti dovrebbe prendere in seria considerazione TikTok. Ma non è il nostro caso, perché qui facciamo molto più B2B che B2C. Questo set di slide è fondamentalmente finito. C'è solo una cosa, se avete un attimo, che mi farebbe piacere vederti, perché si collega. Il resto non... No, questo non c'entra niente. Questo social blade non è uno strumento. Ed è questa. No? Il concetto di personas. Mi farebbe piacere presentarlo, perché fa il paio con il resto. Apro la slide e arrivo. In tutto ciò, noi abbiamo parlato fino ad oggi di un ipotetico teorico utente, potenziale, attuale, è già un cliente, è un utente di un servizio, è un buyer di un prodotto. Come se un grado di definizione di questo tipo fosse utile praticamente. Poi quando cominciamo a dire, generazionalmente cos'è? È una persona di 50 anni, una persona di 35, stiamo già cominciando a segmentare un po', però ancora in modo estremamente grossolano. Il processo giusto è il processo che porta all'individuazione di quelle che vengono chiamate personas. Le personas, scusate ma devo nel frattempo andare a recuperare la slide che mi serve, sono una cosa un po' diversa dai segmenti tradizionali che vengono usati nel marketing, che sono tipicamente strutturati per parametri macroscopici, geografici, cioè dove vive, aree socio-economiche, vive lì in quella città dove il reddito medio è, eccetera, eccetera. Parametri di tipo generazionale, quanti anni ha? Uomo o donna, il primo di tutti, sposato o non sposato, capacità di reddito, studi fatti. Sono parametri estremamente grevi, troppo generalizzati. Quello che si cerca di fare è di essere molto più raffinati e, diciamo, pensando ai nostri clienti. No, cosa è successo qua? Scusate, io non vedo più tutte le mie slide. Un fenomeno tanto preoccupante quanto sinistro. Oh, arrivo, Quanto bello della diretta qua. Se ne vede di dirette. Ecco qua. Tac, share, questo.
Allora, del customer journey ne abbiamo già parlato, dei touch point ne abbiamo già parlato, quindi vado veloce. Parliamo delle personas. E proprio in inglese così è, persona singolare, personas plurale. Dobbiamo cercare di immaginarci e definire e attribuirgli alcune caratteristiche a un possibilmente piccolo set di utenti tipici, con i quali poi imposteremo tutte le tipologie di interazione che pensiamo che funzionino con loro, a cominciare tendenzialmente dal sito, ma certamente anche nelle scelte di su quali social agire di più, come agire, eccetera, eccetera. Abbiamo due punti di partenza. Uno è, pensiamo alla struttura dei nostri clienti, che caratteristiche hanno. Proviamo a astrarli e a ricondensarli in figure tipologiche, paradigmatiche. L'altra è, ci sono dati, abbiamo dati, in alcune industrie ci sono dati, big data. Molto spesso ci sono dati interni all'azienda che non vengono usati da questo punto di vista. Cioè sappiamo, se l'impresa è abbastanza vecchia, è abbastanza grande anche, probabilmente ha una massa di dati al proprio interno che non sono stati mai sedimentati da nessuna parte, perché in realtà c'erano solo i dati contabili, ma che pure ci sono, sono nella testa di chi ci ha lavorato. Sarà il caso di tirarli fuori. Lo strumento per ridargli ordine c'è e sono i software di CRM, i Customer Relationship Management. Sono quella famiglia di software che serve non per gestire l'accounting, cioè le fatture, per quello ci sono i gestionali e contabilità. Serve per gestire tutto il resto del rapporto con il cliente. Cosa gli ho mandato, cosa non gli ho mandato, da quanto tempo lo è, quante offerte, quanti ordini, che caratteristiche ha, dove vive. In forma di database, cioè con dati che posso estrarre, rielaborare e ricostruire con le viste che mi servono. C'è una cosa importante in tutto il discorso digital, che al di là degli aspetti di stile, di voce, di attitudine e compagnia, una delle cose che fa la differenza è la quantità di dati che ci possiamo tirar fuori da quello che facciamo online. Poi se non li usiamo perdiamo veramente un asset importante. Abbiamo misure, cioè possiamo verificare, facciamo una cosa che deve produrre un risultato, un click da qualche parte, e andiamo a contarli quei click. Cioè il funnel, quanti ce ne sono all'inizio e quanti ce ne sono alla fine, noi possiamo saperlo se predisponiamo le cose. La cosa più banale è, ho fatto un post, quanti like ho avuto? Sì, lì siamo proprio a livello zero dell'analisi, ma in realtà possiamo avere un sacco di informazioni in più. La pagina Facebook ci dà un sacco di informazioni sui navigatori, per esempio. Ci dà informazioni di tipo anagrafico, barra, geografico, di fascia d'età, gli interessi. Se avete mai fatto pubblicità con Facebook, dico Facebook perché è quello che ha la struttura per fare pubblicità più potente in assoluto, molto più potente di LinkedIn. Se l'avete fatta usando gli strumenti che dà Facebook per farla, non quella roba che ti viene fuori tanto, il tuo post sta funzionando meglio, il 35% meglio degli altri, perché non ci metti su 10 euro così facciamo il botto, quello che dici, quella roba lasciamola perdere. Ci sono gli strumenti analitici per fare pubblicità. Facebook permette per esempio di identificare pubblici molto precisi, anche per tipologia di interessi. Quindi persone che hanno interesse per certe cose, che noi sappiamo che sono coerenti con quello che facciamo e che possono essere quindi raggiunte. La differenza è questa, il pubblico target 1.0 è un aggregato ignoto. Scusate. È un aggregato, cioè non è una roba indistinta, però è un aggregato ignoto. Quando elaboro una persona, sa, mi devo fare uno sforzo, magari artificiale, di darle una vita. Vedete la differenza? Uomo tra 37 e 50, abile nel nord Italia, lavora in grandi imprese, reddito di. La buyer persona, nome e cognome, numero esatto di anni, studi, cosa fa davvero di lavoro, che caratteristiche psicologiche ha, in che contesto opera le decisioni. Molte di queste cose possono non saperle. Spesso alcune di queste cose in realtà le so, semplicemente quando segmento non le prendo in considerazione. E invece dobbiamo farlo, perché qui l'orientamento è
one-to-one, il più possibile one-to-one, perché c'è una differenza enorme in termini di efficacia se questa persona che ho di fronte pensa che io abbia scritto quella cosa per lui o pensa che l'abbia scritta per un segmento in cui c'è dentro anche lui insieme a chissà quanti altri. Si costruiscono delle vere e proprie schede, ovviamente immaginarie fino a un certo punto, cioè se fossero piene di fesserie non sarebbero utili. Sono piene di informazioni plausibili, ma, questo è un esempio, ci si mette una foto finta. Rachel, un nome finto. Questa è l'ipotetica persona prodotta per identificare un certo tipo di possibile cliente o di cliente che è il proprietario di una piccola impresa, che è il decisore, che ha queste caratteristiche che lo definiscono. Età, sesso, reddito, vive in centri urbani, eccetera, eccetera, che ha questi obiettivi e che noi possiamo aiutare facendo un paio di cose che sono congruenti ai suoi obiettivi. Ve ne faccio vedere un altro esempio, le ho messe in ordine di complessità. Di nuovo, una persona che non esiste, che abbiamo definito come Amanda, che fa questo di lavoro, che ha questi studi, che lavora in campo B2B, che riporta a un vice president marketing, che ha come responsabilità dirette queste, che viene valutata in funzione di questi parametri, quindi intuitivamente sarà tanto più attenta quanto più quello che le proponiamo noi è utile per una sua buona valutazione, mentre ciò per cui non è valutata, che noi potremmo proporgli, le interesserà molto meno. E il tipo di informazioni a cui dà credito, cioè le fonti che ritiene consistenti. Quindi quelle in base al quale si modellerà il suo customer journey. Informazioni tra pari, altri business professional, consulenti, siti, social media ma orientamento business, eventi, conferenze, ma anche la sua fascia personale di social media. Quindi probabilmente anche il suo WhatsApp entra nel gioco. Certo, non tutti quelli con cui rapporti WhatsApp sono rilevanti nel suo processo decisionale, però qualcuno probabilmente c'è. Un'altra scheda per persona ancora più complessa. Questa in particolare è stata fatta per l'industria farmaceutica. Quindi c'è una serie di dati demografici, di nuovo valori e obiettivi. Il tipo di esperienza che cerca, come nome, cognome, ruolo totalmente inventati, i problemi che deve risolvere, un giorno nella sua vita, che le succede, le fonti principali e le principali obiezioni. Allora, la sintesi di tutto ciò, cioè il messaggio finale, in realtà è questo qua. Quando facciamo questa operazione, più o meno approfonditamente, quello che stiamo facendo davvero è entrare nello stato mentale di colui di cui vogliamo l'attenzione per cercare di capire come fare per ottenerla. L'operazione contraria è la pubblicità. E questo è uno dei motivi per cui non va. La pubblicità siamo noi che parliamo e diciamo chi siamo, di solito in modo particolarmente enfatico, con ciò dicendo, sostanzialmente, non puoi non scegliermi. Non prendiamo minimamente in considerazione chi sta dall'altra parte, non lo guardiamo in faccia, non pensiamo cosa gli succede un giorno nella sua vita, quali sono i problemi che affronta, quali sono i criteri in base ai quali sarà valutato in azienda, cosa stava cercando, eccetera, eccetera. Perché stiamo parlando di noi stessi. Se parliamo di noi stessi non andiamo da nessuna parte. Online in particolare, davvero non andiamo da nessuna parte. Se noi cerchiamo di capire dall'altra parte cosa cerca chi sta dall'altra parte, e cerchiamo di entrare nell'idea che otterremo sicuramente l'attenzione e probabilmente anche un componente positivo se gli risolviamo un problema, se abbiamo capito che problemi risolverli e riusciamo a risolverli, funzionerà tutto molto bene.
Questo in realtà impronta qualunque cosa. Scriviamo una mail, dobbiamo partire dal presupposto che la prima cosa è il soggetto della mail e che già lì, esattamente come su un sito, dopo 8 secondi se ne sono andati, già lì ci giochiamo tutto. Se l'oggetto della mail gli interessa, leggerà il resto. Se il primo paragrafo gli interessa, leggerà il secondo. Ogni riga della mail si guadagna la lettura della riga successiva. Se partiamo con una mail in cui soffiamo, battiamo la gran cassa su di noi, siamo fuori subito. Perché noi non siamo quello che gli interessa. Noi siamo quello che interessa a noi. Agli altri interessano gli altri. Se noi vogliamo l'attenzione degli altri, dobbiamo portare al primo livello, proprio in front of, le loro possibili esigenze. Basta. Sa suffì. Tutto ciò e molto di più, questo lo devo dire per forza, è materia di corsi, che incidentalmente fa Skillab. Lo scopo di questo workshop era parlare del tema, però evidentemente non ce la possiamo fare anche sforando per un'altra ora, cosa che non vi augurerei. C'è un'offerta formativa ben strutturata, ben pensata, che prevede anche dei webinar, tra l'altro. Se in qualche modo sono minimamente riuscito a darvi un'idea di cos'è l'online davvero, non è l'account Facebook o la pagina Facebook, evidentemente. Sappiate che ci sono degli strumenti per entrarci dentro per benino, perché in Skillab ci sono i corsi per farlo. Stop. Io a questo punto vi saluterei e vi ringrazio tutti quelli che sono sopravvissuti. Grazie Paolo, grazie a te, è stato veramente un webinar molto interessante, hai messo tanti contenuti e tanti spunti sul tavolo e ci auguriamo che le persone che hanno partecipato a questo webinar vogliano approfondire, come dicevi tu giustamente, con la nostra offerta formativa appunto che proponiamo. Grazie a tutti, grazie buona serata, grazie Paolo.